Ciao ragazze, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Allora, eccomi tornata con un altro video e questa volta è la collaborazione con il gruppo Facebook The Colors of YouTube. Il tema di questa collaborazione sono i profumi per l'estate 2019, estate tanto attesa che ancora non si decide ad arrivare. Siamo alle porte di giugno, però incrociamo le dita e quindi speriamo che arrivi presto. Ovviamente troverete come sempre in info box il link di riferimento al gruppo Facebook qualora ne vogliate far parte e quindi condividere i vostri video, partecipare alle nostre collaborazioni. Il gruppo è capitanato da delle splendide ragazze, le amministratrici Azzurra e Antonella, che saluto con un grosso bacio come sempre e le ringrazio per la collaborazione, e troverete ovviamente sempre tutti i link di tutti i canali delle ragazze che hanno partecipato a questo video collaborazione. Direi di partire subito e vi faccio una premessa. Sapete già che io comunque sia, non sono una, insomma, fanatica di trucchi, profumi, queste cose qui. A maggior ragione quando arriva l'estate e quindi inizia a far caldo, si suda, non sono, insomma, tanto propensa, per i profumi, bensì per le acque profumate. Però non ne possiedo tantissime, infatti l'unica acqua profumata che vi mostro è questa qui di Avon, che è praticamente Avon Natural 100 ml, addirittura questa ce l'ho dallo scorso anno, per farvi capire insomma che non è che poi la utilizzo così tanto. Ha un profumo veramente molto fresco di rosa e mi piace perché me la porto sempre dietro, quindi se capita quelle giornate afose, a volte può capitare anche a mare. O, per carità, se devo uscire, anziché mettere andare a spruzzare il profumo che comunque sia lo senti troppo addosso, magari queste acque che sono più leggere lo spruzzi un po' anche soltanto nell'aria e poi ci passi sotto, che già veramente ti dà quella sensazione di freschezza. Quindi l'acqua profumata che utilizzo principalmente in estate è questa qui alle rose di Avon. Un altro profumo invece che vi mostro, ma che vi ho già fatto vedere in un altro video, è un profumo che ho acquistato all'inizio della primavera, quindi con l'intenzione di poterlo usare in questa primavera, primavera che si è veramente inoltrata, adesso ha anche esagerato, ed è questo profumo qui alla Zagara Paradiso. È uno dei toilette, è un formato da... Dunque, non mi voglio sbagliare, ma credo che sia un 50 ml. Adesso non ho più la scatola. Sì, è un 50 ml. È anch'esso uno dei toilette veramente fresco, profuma di zagara, di arancia, misto al gelsomino, quindi proprio quel profumo adatto a quelle fresche serate di primavera e anche fine estate, ci può stare, sì. Per cui questo Zagara Paradiso è un altro dei miei profumi che non utilizzo tutti i giorni, ma ogni tanto lo metto anche d'estate. Ovviamente, poiché invece io amo i profumi molto dolci, non può mancare, insomma, ripeto, non tutti i giorni, ma capita sicuramente che utilizzo l'olio al cocco. In realtà questo qua è un eau de parfum di Body Shop. Anche questo ve l'ho mostrato in altri video. Purtroppo, ragazze, i prodotti si ripetono, ma sono quelli, insomma, che utilizzo principalmente. Ed è appunto, come vedete, Coconut. E questo The Body Shop è una catena che qui, insomma, a Catania dove vivo io ha chiuso, però si può acquistare su internet, c'è un punto vendita a Palermo, è una sorta di Sephora che però tratta principalmente cose per quanto riguarda il beauty, il bagno, quindi perle di sapone, saponette, oli da bagno, oli da profumo, tutte queste cose qui, veramente veramente buono. Io adoro il cocco e la vaniglia, quindi ogni tanto, nonostante sia appunto oleoso, però ogni tanto lo metto, mi piace. Invece una novità, sì, anche io ogni tanto ne compro qualcuno, è questo profumo qui che ho ancora nello scatolo, che sicuramente molte di voi, anzi moltissime di voi conoscono, questo qua di Fior di Magnolia, il Violet Sugar. L'ho preso un po' di tempo fa all'Eurospin e mi dà quella profumazione che somiglia un po' all'Alien. Io amo tantissimo l'Alien,
è un profumo che costa tanto e quindi insomma in estate cerco un attimino di garantirmelo, di metterlo da parte, di provare alcuni equivalenti che ci possono somigliare. E questa profumazione qui del Violet Sugar di Fiori di Magnolia, presa all'Eurospin veramente a pochissimo prezzo, è uno che una profumazione che secondo me, ripeto, io non sono molto. Però secondo me si avvicina un po' ad Alien e quindi preferisco magari utilizzare questo un po' tutti i giorni e garantirmi un po' quell'altro. Questo è un formato da 100 ml, Eau de Parfum, sì, ve l'ho detto, e Fior di Magnolia. Vediamo se c'è qualche altra cosa che posso aggiungervi. No, vabbè, oltretutto non è neanche scritta in italiano, per cui, ma sicuramente voi e chi come me, insomma, frequenta l'Eurospin avrà di sicuro provato i profumi dell'Eurospin. E quindi il mio video si conclude qua. Vi raccomando, andate a dare un'occhiata anche ai video delle altre ragazze per curiosare, insomma, per vedere quali sono le tendenze profumose di questa estate 2019. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!